Inizio specificando che non sono il fondatore, siamo partiti in sei come pari, io non ho avuto un ruolo privilegiato in questa cosa, prioritario in questa cosa. Detto questo, mi presento, sono Simone Robutti, ho 31 anni, lavoro a Berlino come Machine Learning Engineer e sono parte di Tech Worker Coalition Berlino e Tech Worker Coalition Italia e sì, sono uno dei degli organizzatori di Gambero che vi vado a presentare questa sera. Si vedono le slide perché ogni tanto mi dà lo schermo nero e non sono sicurissimo. Sì, Si le slide vedono? le vediamo. Ok, bene, va bene, grazie. Grazie Sebastiano. Allora, che cos'è Gambero? Gambero è tante cose. È una comunità, è un sito, è un progetto. Il sito di per sé si configura come un sito di social bookmarking, che è una parola complicata, ma per dire Reddit o Lobsters o Hacker News sono siti di social bookmarking. Quindi l'idea è di avere una centralità dei contenuti, la gente posta articoli, si commentano, si possono dare voti positivi o negativi e questo seleziona cosa uno vede. È un meccanismo che penso molti di voi abbiano visto su diversi siti. In Italia non è particolarmente popolare, sicuramente non c'è un altro sito un altro sito di social bookmarking per informatici in italiano, ad eccezione di alcune sottosezioni di Reddit, quindi in questo senso siamo abbastanza nel nuovo, ma non è chiaramente l'unico elemento innovativo. L'idea è di avere una comunità partecipata e orientata ai tecnici. Cosa vuol dire? Vuol dire che molte comunità italiane di programmazione sono spesso gestite in maniera parecchio verticale, con un direttivo che indirizza la comunità secondo le proprie idee, secondo i propri principi, e c'è tendenzialmente poco feedback e tanti ban. Noi abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, perché, un po' perché ci crediamo, un po' perché in Italia manca, e per creare uno spazio di discussione che mischi sia il tema della tecnologia digitale in quanto tale, tendenzialmente programmazione, gestione di sistemi, software in tutte le sue forme, con temi più politici, più sociali, riflessioni su come ho perso la slide, sono fuori ora. Su come il software porti cambiamenti nel mondo reale e come produrre software che portino cambiamenti allineati ai nostri valori. La tagline di Gambero, come avete visto all'inizio, è la comunità per discutere, capire e creare tecnologia. Non è scelta di fretta, è stato frutto di una riflessione per cui Gambero vuole portare nello stesso posto figure differenti che si occupano di questi diversi aspetti, perché gli informatici troppo spesso si vedono come una figura pura che non ha bisogno di mettere in discussione i motivi per cui crea software o i valori o la prospettiva politica da cui li crea, e lascia troppo spesso il dibattito, l'informazione, la riflessione politica a non tecnici. Noi crediamo che questo sia problematico tanto per gli informatici quanto per la nostra società, e il nostro piccolo contributo vuole essere questo spazio in cui portare, per esempio, a discutere insieme informatici con giornalisti, persone che sono in politica, imprenditori sociali e quant'altro, ma mantenendo una chiara identità di un sito per informatici. Quindi potete trovare come dire, in sequenza un post sulle best practice di Kubernetes e una riflessione su come Airbnb o Uber distruggono le economie locali, per dire. Gambero è anche un software open source, perché ci piace.
ed è un fork di Lobsters, lobster.rs, che è diciamo, la nostra controparte anglofona. In realtà loro sono totalmente apolitici, però diciamo, il software è pressoché immutato, abbiamo aggiunto alcune cose per il nostro uso, ma è più o meno la stessa cosa. E potete contribuire se volete aggiungere feature, lo trovate su GitHub. E come il nome chiaramente rimanda a Lobsters, che vuol dire aragoste, e noi l'abbiamo chiamato gambero, perché era l'unico gioco di parole che riusciamo a fare con un crostaceo in italiano. Inizialmente, questo è un obiettivo che un po' si è andato a perdere col tempo. Volevamo anche uno spazio in cui aggregare le varie comunità già esistenti. Molte di queste sono, diciamo, costruite con una mentalità da forum anni 90, questo per dirlo in maniera semplice, in cui l'obiettivo è massimizzare il numero di utenti, farsi il proprio giardinetto e dominare su questi utenti. Noi non crediamo che questa cosa porti a granché. Alcune di queste sopravvivono da parecchi anni in questa situazione, buon per loro. La nostra idea è di totale apertura verso le comunità già esistenti, che spesso non danno spazio al dialogo politico, e quindi l'idea è di portare anche, diciamo, a parlare diverse comunità tra loro. Ok, Gambero è partito a luglio di un anno fa, quindi poco meno di un anno, presto. C'è qualcuno con l'audio attivato e un po' di tosse, se può mutare. Un anno fa siamo partiti, a breve pubblicheremo un post di analisi su questo primo anno. Abbiamo raccolto circa 700 utenti, qualcosa come 2200 post, che vuol dire 7 articoli al giorno, più o meno la stragrande maggioranza sono articoli e diciamo un 5%, 10% sono post di domande di utenti, di dibattito, ma il grosso sono contenuti. Supportiamo tre social con fondamentalmente dei bot che ripubblicano i nostri contenuti per la comunità degli utenti, per la comodità degli utenti, Twitter, Telegram e Mastodon, c'è il link alla fine delle slide se volete seguirmi. E che sono diventati molto centrali, se vogliamo, nel progetto, in quanto molto dell'engagement che vediamo è su queste piattaforme e una conseguente circolazione dei contenuti, più che un engagement su Gambero stesso. Quindi sono parte integrante dell'esperienza di Gambero. Abbiamo 6 membri attivi nella gestione, includendo me stesso. Un'infinità di battute brutte sul dominio in rumeno e sul fatto che i gamberi camminino all'indietro, che è una cosa che ho scoperto andando all'estero, è una cosa che pensano solo gli italiani, perché i gamberi possono camminare in avanti, come potete vedere su qualunque video su YouTube, ma gli italiani sono convinti che vanno solo all'indietro e quindi il nome lo trovano ilare. Siamo stati intervistati da diversi siti, in realtà qua questa è una lista relativamente vecchia, e podcast e pagine varie che hanno parlato di noi. E chiaramente oggi si aggiunge un altro nome alla lista. E quanto tempo ho? Quanto tempo ho? No, voglia. Allora, sono 14 minuti, però è partito un attimo in ritardo, in ogni modo considera comunque 14. Va bene. Ok, al momento Gambero, siamo soddisfatti, ad un anno di distanza siamo soddisfatti, il progetto va avanti da solo, fondamentalmente noi lavoriamo un po' sull'ambito tecnico, ma la community è bella viva. È diverso da quello che ci eravamo immaginati, nel senso che una
buona parte dell'utenza lo usa per promuovere contenuti che trovi interessanti, che va benissimo. Però più che essere uno spazio di dibattito è diventato un amplificatore di visibilità per certi contenuti, che non ci dispiace, però come team di organizzazione cerchiamo di stimolare di più discussione che comunque c'è su temi molto specifici. Ci sono chiare preferenze da parte della nostra utenza. Per esempio, tutta la questione immuni piace tantissimo, sono sempre lì a scannarsi. Però chiaramente c'è appunto siamo in una fase di continua di stimolo del dibattito. Per esempio, organizziamo regolarmente sessioni di Ask Me Anything in cui invitiamo ospiti a vario titolo, da programmatori famosi italiani a giornalisti, politici. Cosa abbiamo avuto? A breve ne annunceremo uno con Fairbnb, per chi lo conosce, che è l'alternativa cooperativa a Airbnb. Anche questi piacciono molto. Se avete proposte o se pensate di essere interessanti per la nostra utenza, fatevi avanti, siamo sempre aperti a nuove proposte. E un'altra cosa che si è andata un po' a perdere, che riprenderemo probabilmente a breve, è l'idea di creare software. Siamo in larga parte programmatori, designer, sistemisti, e ci piacerebbe che prima o dopo Gambero come comunità iniziasse a produrre software, per esempio nella forma di un gruppo di contribuzioni a progetti già esistenti o con progetti nuovi. Al momento, secondo me, non c'è la massa critica, ovvero c'è tanta gente, ma ognuno ha una competenza diversa, quindi è difficile che si formi un nucleo capace di portare a compimento un progetto. C'è stato un progetto che è partito e non partito, e poi si è un po' perso via, principalmente per colpa mia, che si chiama Crostacea Open Source. L'idea è ancora lì, aspettiamo che i tempi siano maturi, l'abbiamo fatto partire troppo presto. In generale vogliamo stimolare il networking, quindi concepire Gambero anche come punto di incontro tra competenze capaci di creare qualcosa, non necessariamente all'interno di Gambero, ma magari anche nel loro privato o nei loro progetti già esistenti. Questo è quanto. Due note sull'iscriversi a Gambero. Gambero è solo ad invito. Questa è una precisa scelta di design che abbiamo ripreso da Lobsters, perché anche se crea un po' di barriera all'entrata, abbiamo visto che garantisce un'assoluta qualità dei contenuti delle persone che entrano. Non abbiamo praticamente mai bannato nessuno, non abbiamo praticamente mai cancellato post, editato qualcosina sì, però diciamo che si modera da solo perché tutta la discussione è estremamente civile. E quindi manteniamo questa cosa degli inviti, però sono molto facili da richiedere, potete usare questo link e vi verrà richiesto un link a un qualche profilo social o un qualche tipo di informazione che garantisca che siate persone reali. Il sistema di inviti è usato più che altro per tracciare persone che si fanno account fake, quindi voi potete invitare altri utenti, ma se vediamo che cinque persone dicono le stesse cose, si danno manforte a fare del caos, ci può venire il dubbio che se sono state invitate dalla stessa persona siano in realtà lo stesso essere umano dietro gli account multipli. E gli altri sono i nostri account social. Potete seguirci su ognuno di questi. L'ultimo chiaramente è federato, quindi potete seguirci da qualunque feed federato. Siamo su Bida perché sì, perché tra le opzioni italiane era ok. Però chiaramente funziona su Mastodon, funziona su Pleroma, funziona su qualunque feed federato che abbiate in mente. Questo è quanto. Sono molto in anticipo, la presentazione era da 15 minuti, l'ho fatta con molta calma, però Allora, grazie mille.
Ovviamente è un limite massimo, quello dei 21 minuti. Se una persona finisce prima, va benissimo lo stesso. Ciao. E come al solito, c'è un momento per le domande del pubblico. E se qualcuno ha delle domande da fare, c'è sempre la chat interna o in alternativa al nostro gruppo Telegram, o in alternativa uno può togliere mute e partecipare direttamente alla conferenza. Se non ci sono domande, beh, allora abbiamo Enrico che dice, commenta con una bella idea, Grazie. e Giosuè che dice rip mastodonti.co, Eh sì, è andato. E ho più o meno ammanicato col gruppo che ci stava dietro, ma si è perso via anche quello. una domanda te la faccio io. Il Vai. sistema di inviti è semplicemente per fare un filtro, quindi non è veramente un limite. Diciamo che tutte le persone che sono anche in chat stasera o nella conferenza stasera potrebbero richiedere un invito e poi partecipare, insomma. Sì, diciamo che è esatto, un filtro leggerissimo ma preciso che taglia fuori tutti quelli che si unirebbero alla comunità senza capire veramente di cosa si tratta o per esempio tutti quelli che si iscriverebbero magari per fare domande di help desking, starebbero meglio su Stack Overflow che tra parentesi non sono consentite sulla piattaforma. E quindi sì, fondamentalmente non è un vero vincolo, ci vogliono 30 secondi a richiedere un invito e noi di solito li approviamo tutti, quasi sempre immediatamente. Ci sono dei criteri particolari, a parte questi che hai già detto, con cui una persona viene, tra virgolette, da una parte invitata e dall'altra, chiamiamo, valutata per accedere? No, no, in realtà. Nessuno è escluso implicitamente dalla piattaforma, non servono delle qualifiche, anzi, più è diversificato il range di utenti. Cioè, tipo, mia madre è iscritta, che non sa a malapena accendere un computer, però come supporto si è voluta iscrivere. E non c'è nessun vincolo a questa cosa qua, è solo, esatto, solo per un'esperienza utente che metta in chiaro che è uno spazio civilizzato in qualche modo. Ok, allora non facciamo altro che invitare tutte le persone che ci seguono eventualmente a richiedere accesso tramite questo link dell'invito e poi verrà ovviamente, Ci chiedono possiamo se il team di valutare. Gambero è composto tutto da expat in Germania. No, sono l'unico. Tutti gli altri sono italiani. Principalmente studenti, però no, sono l'eccezione. Scusa, Quante poi. persone ci sono attualmente nella community di Gambero? Sono 700 registrati e 700 qualcosa e diciamo attivi su base mensile, ti direi 100-150. Gli accessi che vediamo alla piattaforma sono molti di più dei registrati, cioè la stragrande maggioranza degli accessi sono di persone che vuole solo fruire dei contenuti. Qui, però questi non si possono stimare anche perché non raccogliamo tanta analytics, quindi dobbiamo solo gli accessi e quindi non abbiamo una stima precisa, però circa il 70-80% di accessi sono di non registrati. Ok, ricordo Astando. che Gambero è anche una delle community che supporta Progetto 42, quindi trovate il link Gambero anche in fondo poi alla nostra pagina Progetto 42. Ovviamente se ci sono novità rilevanti per il futuro, noi seguiremo Gambero e invitiamo comunque Simone o comunque qualcun altro del team a farci sapere qualsiasi novità tramite anche il nostro gruppo Telegram. Che rimane attivo per domande anche oltre i termini del nostro talk, insomma.
Sì, ora che mi hai fatto un'ultima cosa, scusa, già che sono stato veloce. Un'altra cosa che vorremmo lanciare a breve, che può essere interessante anche per voi, è un calendario condiviso degli eventi IT e hacker in Italia, partecipato, aperto, usando software che si chiama Gancho, che magari conoscete, sviluppato in Italia da un hacker lab, un hacker space a Torino, insieme a Cisco, e che è una cosa che in Italia manca, non c'è un singolo posto dove avere visibilità di tutti gli eventi online, offline, che ci siano, quindi l'idea di avere appunto uno spazio aperto dove pubblicare eventi facilmente accessibili.